Allora, Presidente, Vicepresidente, ritorniamo un po' alla questione. Bisogna cogliere comunque i bisogni del cliente. Per farlo, su che altre leve bisogna agire? Cosa ne è emerso? Dobbiamo lavorare anche sul fisico, quindi dobbiamo lavorare sul fisico, non del cliente, sul fisico, sul negozio fisico, giustamente. Quindi Dobbiamo quello fare. virtuale l'abbiamo visto con delle diverse strategie, però c'è anche l'aspetto C'è anche l'aspetto effettivamente. fisico, uno deve entrare in un negozio e stare bene, perché se uno sta bene rientra un'altra volta e sta più tempo sta più c'è possibilità che acquisti, che il suo carrello non virtuale ma fisico in questo caso sia più grande, deve avere delle luci impostate in una determinata maniera, un percorso anche del negozio studiato e anche prima di entrare nel negozio ovviamente delle vetrine studiate e fatte. È fatta in maniera corretta. Tante volte si usa, ultimamente c'è anche una moda di creare il punto vendita come fosse un sito internet. Una volta era il contrario, si faceva i siti internet che assomigliassero a dei negozi, quindi a dei centri commerciali, invece adesso si fa il negozio e la disposizione della merce come fosse un sito internet. Perché noi quando cerchiamo, compriamo qualcosa in un sito internet d'abbigliamento, cerchiamo una camicia, schiacciamo camicia e vediamo tutte le camicie, siamo abituati. Certo, In sì. negozio adesso cerchiamo la stessa cosa, quindi noi nella nostra testa cerchiamo camicia, dobbiamo girarci e vedere dove sono tutte le È vero, camicie. no? Ma è Invece spaesante trovare da una parte e dall'altra. È una volta si vero. mescolava, si facevano degli abbinamenti, invece adesso nella nostra Ah, testa, i nostri nuovi devi avere tutte le millennial sono scelte. abituati a schiacciare denim e trovare tutti i denim, quindi anche in negozio abbiamo una scelta ed è un'innovazione, se vogliamo chiamarla, che tutti i negozi dovrebbero fare perché il cliente si sta abituando nell'online, quindi abbiamo bisogno di chiarezza, abbiamo bisogno di far stare bene il cliente, di offrire il caffè al cliente perché no e di registrarlo, quindi abbiamo parlato anche nel convegno di CRM, quindi sapere il cliente quando compra, cosa compra durante e quanto compra nei nostri punti vendita, quindi è un'evoluzione che dobbiamo fare. Voi avete dato anche una lettura dello stato dell'arte attuale di certe delle realtà di queste aziende del settore del commercio. Che cosa ne è emerso? Sì, in questo Faccina che momento, ride, l'emoticon che sorride, che dal invece punto di vista oh del lavoro da fare, culturalmente parlando, no. c'è un grande orizzonte davanti. Tuttavia, Quindi potrebbe essere una professione del domani questa. abbiamo visto o professionalizzare le figure che sono all'interno assolutamente del punto vendita. Naturalmente ci sono delle dinamiche sugli spazi, sulla multisensorialità, visto che c'è un discorso di omnicanalità, questa possibilità nuova delle persone di scegliere. In ogni caso c'è anche delle esperienze molto positive già in corso, evidentemente che possono essere oggetto di lettura e di in qualche modo esempio rispetto a quello che è il possibile delle dimensioni dell'integrazione tra digitale e reale, perché comunque stiamo parlando di un'unica dimensione all'interno, se la vediamo dal punto di vista della persona. Poi le persone che progettano i siti, quelli bravi, quelli fatti bene in un certo modo, i digital designer cosiddetti, sono molto bravi a organizzare gli spazi digitali, gli spazi che vediamo, con cui interagiamo, in modo da orientare il comportamento delle persone all'interno di questi spazi. Ecco, probabilmente nello cambiamento dei comportamenti che chi è abituato a praticare il digitale noi sappiamo che dobbiamo tenerne conto, ecco, Certo. probabilmente c'è anche un tema di ripensare il design dello spazio, dei luoghi, delle luci, della sensorialità all'interno di un punto vendita, perché effettivamente anche lì ci sono delle cose che possono essere cambiate, nel senso proprio di orientare ad un'esperienza che sia il più piacevole possibile. Assolutamente. Presidente, da questo punto di vista avete dei punti di paragone, punti di riferimento delle realtà? Mi viene in mente beh, per forza Milano, che è un po' sempre adesso molto all'avanguardia su queste proposte, a cui far riferimento, non dico un benchmarking, ma. Ma diciamo che se prendiamo Milano come punto di distribuzione con negozi anche di alta gamma, queste cose sono state sperimentate in senso positivo, quindi diciamo abituare il cliente a un profumo da utilizzare dentro nel negozio, abituare il cliente a una certa musica che non deve essere quella che piace alla commessa, ma
più performante, diciamo, per il cliente che entra in negozio, più piacevole, che lo attrae, diciamo, di più, che lo fa stare bene in negozio. Queste sono le cose importanti. Il cliente poi, come si diceva, deve poter toccare il capo, indossarlo, sentirselo indosso. E queste sono le cose importanti che si stanno praticando sicuramente anche nel mondo dell'alta gamma della moda a Milano. Quindi questi sistemi sono mutuabili senza investimenti stratosferici anche nelle piccole realtà nostre? Ma certamente sì, sono le cose da prestare attenzione, perché effettivamente comprare un profumo, lo stesso profumo che può essere la vaniglia perché ricorda, diciamo, il seno della mamma, cioè riporta a quella che è una cosa un po' primordiale, diciamo, dell'individuo, quindi è piacevole, la ricorda, diciamo, pur non sapendo perché, con un senso positivo. Quindi portare tutti quegli aspetti che riconducono a una vendita più facile sono tutti aspetti da tenere conto e non sono certamente costosi, come assolutamente. La musica non è una cosa costosa. No, esatto, bisogna appunto oggettivizzare, che non sia appunto gusto soggettivo della persona. Esatto. Un'altra cosa importantissima, però forse non ha fatto parte del vostro approfondimento, ma credo che sia comunque strategica, è l'interazione con l'amministrazione delle città, per rendere anche le città poliattrattori, no? Certo. Si parla di smart city, città intelligenti che comunque possano esse stesse essere veicolo per trascinare, perché se le città non sono di appeal, io quella fatica non la faccio, cioè è tutto semplice, ma in città se non trovo posteggio, se le vie sono sporche, se non sono piacevoli, perché ci devo andare? Esatto, infatti la nostra associazione collabora molto con le amministrazioni locali, perché noi abbiamo bisogno di interagire, perché più gente c'è nel centro storico, nei centri anche di periferia, più lavorano i punti vendita. Allo stesso tempo più negozi ci sono e più l'amministrazione è tranquilla, perché diamo anche sicurezza, accendiamo una vetrina, accendiamo una luce. Quindi parliamo di smart city, sì, parliamo anche di semplicemente di una vetrina aperta, di una vetrina che fa sicurezza e che rende anche la periferia qualcosa di vivibile anche per gli anziani. Facciamo tanti servizi sociali anche con i punti vendita, perché non esiste solo il punto vendita dove è altamente fashion, c'è anche il punto vendita dove va a servire la persona, il pensionato, dove si parla, dove si fa proprio qualcosa di sociale. E questo è il punto vendita tradizionale. Per quello la nostra battaglia è di non farli morire e di contaminare tutti questi commercianti perché possano prendere e fare delle best practices che noi cerchiamo di dare. Siamo in chiusura, il consiglio, professore, lei che è all'esperto, cosa si sente di consigliare alla categoria o ai consumatori? Alla categoria c'è sicuramente una serie di investimenti in formazione che possono lavorare sulle competenze delle persone esistenti oggi, che possono essere migliorate rispetto all'andare incontro al cliente 4.0. Direi che è il primo passo assolutamente da fare, prima ancora di inserire nuove tecnologie, che comunque sono molto importanti. Assolutamente, perché quindi va fatto un investimento. Poi a seguire, ma culturalmente preparati. Culturalmente preparati. Un consiglio invece ai consumatori, Presidente? Ma consiglio ai consumatori di prestare... I consumatori devono rivolgersi a quei negozi che danno i servizi, perché il consumatore stesso oggi è preparato, non è più il consumatore di 4-5 anni fa. Oggi il consumatore è un consumatore smart, è informato, diciamo, attraverso il suo strumento che è il telefonino, un po' su tutto l'andamento del mercato. Quindi il commerciante deve dare una risposta in questo senso, si deve evolvere, deve praticamente toccare, imparare tutti gli argomenti che abbiamo toccato questa mattina con l'università. Questo è certo, importante. Fondamentale. Io vi ringrazio, siamo giunti al termine, il tempo è letteralmente volato. Grazie, buon lavoro. Insomma, questo è uno dei tanti capitoli, parleremo di diverse tematiche di volta in volta. Sono stimolanti, devono essere di pungolo per tutti, perché bisogna crescere. Se si resta lì fermi, poi si chiude, come dice il Presidente. Buon proseguimento, grazie ancora alla collaborazione con Commercio Veneto. Grazie a voi. Grazie.